La luna sulle ali è un bel libro. La suggestione del titolo è un invito alla lettura, una lettura appassionante che mi ha colpito sin dalle prime pagine per l'originalità della tecnica espositiva. L'alternarsi continuo del racconto degli autori alle parole del protagonista, Giuseppe Zamberletti, che diviene quasi la voce narrante, il filo conduttore, che unisce e rende vivi episodi e personaggi. Ne emerge anzitutto il suo straordinario tratto umano. Un uomo di rara simpatia, dotato di una naturale capacità di comunicazione, di un entusiasmo contagioso e di un'intraprendenza dinamica e multiforme. E proprio questa capacità creativa di azione, unita alla profondità del pensiero, che lo ha reso protagonista della vita politica e istituzionale del Paese dagli anni 50 in poi. Alla Protezione Civile arriva grazie ad alcune decisive e brillanti intuizioni che vorrei riassumere in queste tre parole chiave: prevenzione, conoscenza e organizzazione. Zamberletti era infatti convinto che in un territorio fragile e geologicamente inquieto come quello italiano occorresse lavorare e concentrare le proprie energie anzitutto sulla prevenzione dei fenomeni naturali e delle calamità. Ma era altresì convinto che una prevenzione efficace dovesse procedere dalla conoscenza approfondita del territorio e soprattutto delle dinamiche dei fenomeni naturali. Per questo egli aveva compreso che una protezione civile veramente efficace dovesse operare in stretto e sistematico collegamento con la scienza e la ricerca. Una visione questa moderna e di portata rivoluzionaria, che anticipava moduli operativi cui si sarebbero poi conformate altre realtà a livello internazionale. Zamberletti è stato un uomo che sicuramente ha cambiato qualcosa in questo paese, e questo qualcosa la gente lo ha capito, perché tutti oggi sanno che cos'è la Protezione Civile, che non è altro che la generosità di un popolo trasformata in un servizio fondamentale dello Stato. Lui ha impiegato 25 anni per arrivare alla legge del 1995, lo ha fatto sulla pelle dei 1000 morti del Friuli e dei 3000 morti dell'Irpinia, dove lui fu mandato come commissario straordinario del governo. Però è riuscita a completare la sua opera ed era giusto ricordarlo in Senato, perché qui si interrompe, qui si chiude la sua carriera parlamentare, che è cominciata nel 68 e finita nel 1995. Lui ha fatto 7 legislature. Giuseppe Zamberletti, il padre della protezione civile in Italia, colui che si spese all'inizio per mettere insieme, si sa quanto è difficile, le funzioni dei diversi ministeri per affrontare le catastrofi, ma poi si rese conto che non bastava solo quello, bisognava anche prevenirle. È un lavoro incessante dal 1970 al 1992, quando finalmente con la legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile si diedero delle funzioni ben specifiche, sia quelle di affrontare i disastri sia quelle di provare a prevenirli. Un politico che ha fatto tutte le tappe della politica tradizionale e ha inventato la protezione civile, un sistema che ha messo al centro l'emergenza, la prevenzione e soprattutto il ruolo delle amministrazioni locali. E oggi siamo qui per ricordare, vista anche la grande attualità e il ruolo che oggi ha la Protezione Civile all'interno del sistema di emergenza di questa drammatica situazione che viviamo, per rendere omaggio a questa figura illustre del Paese e che ha portato anche il Dipartimento della Protezione Civile del Comune di Varese a pubblicare questa bella biografia. Il debito di riconoscenza dell'intero Paese nei confronti di Giuseppe Zamberletti
è pari solo alla sua grandezza, alla grandezza di un uomo che ha espresso al massimo livello competenza, professionalità e capacità di lavoro. Un uomo che è stato ed è un esempio di passione civile, di affezione non al potere, ma al bene comune, all'interesse generale delle istituzioni e dei cittadini. Veramente è stato per noi il padre. Noi oggi siamo abituati a immaginare al sistema di protezione civile nel momento in cui avviene l'emergenza, ma invece lui l'ha pensata come momento di preparazione, come momento di pianificazione, come rapporto con la comunità scientifica, come oggi parliamo, come dire, di multirischio e multilivello. Ecco, questa cosa oggi è quasi scontata. Pensarla nel 1980 era molto meno scontata, quindi ci lascia un pensiero sul quale noi dobbiamo continuare a lavorare, modernizzare, ma partendo da quei principi che lui ha individuato tanti anni fa, che sono i principi base della solidarietà, del coordinamento, dell'interconnessione, della multidisciplinarità, che sono la base anche della nostra vita quotidiana. Insieme a Zamberletti, Zambo o Zorro come lo si vuol chiamare, abbiamo ricreato tanto di tessuto politico, perché lui non ha mai smesso, anche se era fuori del Parlamento, se l'ha fatto nell'Istituto Grandi Infrastrutture. Io ricordo persino che una volta che c'era da indicare con Berlusconi la possibile candidato per il sindaco di Roma, io dissi: prendete Zamberletti che vi metta a posto le cose. Era molto amato. Oggi ci portiamo dietro l'orgoglio di aver celebrato questa persona che ha lasciato una grande eredità umanitaria e pratica, e secondo me proprio oggi, in questo momento, è un esempio da riscoprire e un consigliere che ci può dare ancora una grande mano. Grazie. Zamberletti è stato il politico di casa mia, nel senso che Varese a lui deve tanto, e direi che ha portato un po' anche il pragmatismo della nostra gente nelle istituzioni, e il fatto che, misurandosi in situazioni così difficili e delicate, abbia sempre dato buona prova di sé, è un orgoglio anche per noi. E poi oggettivamente colui che ha portato la protezione civile in Italia ci ha creduto e l'ha fatta diventare una cosa importante. Una cosa molto importante anche per il livello di mobilitazione di volontari che c'è sul territorio, e tutti gli uomini e le donne che lavorano alla protezione civile glielo riconoscono. Un personaggio che è e rimarrà per tutti noi un modello di pensiero e di azione, la cui presenza quotidiana apprezziamo e percepiamo proprio attraverso la sua creatura. Vi ringrazio.